Adesso faccio la poracciata che fanno tutti gli youtuber che registrano più di un video in un'unica sessione, e cioè. Mi cambio la maglietta, ragazzi, così da far sembrare che abbia registrato in due momenti diversi, o più che altro che sia una persona pulita. Io sono una persona pulita, tant'è che per quanto ne sapete voi ho registrato in momenti diversi, quindi. Ho cambiato la maglietta, perché ovviamente ci si lava e ci si cambia, ragazzi. No? Giorno per giorno, a volte anche più di una volta al giorno. Nuovo video sui libri. Più o meno, perché in realtà a sto giro non vi parlo del contenuto dei libri che sto per mostrarvi, come di solito si fa, più che altro come di solito faccio quando registro video dedicati ai libri su YouTube. Ma vi parlerò, cioè vi mostrerò più che altro queste edizioni, queste copertine. Questo è un video basato sull'estetica dei libri, un video dedicato a particolari edizioni di classici che potremmo definire da collezione. In alcuni casi più che da collezione si tratta di proposte editoriali, di edizioni un po' anomale. Bizzarre, ecco, che voglio mostrarvi. Perché? Perché dovete sapere che io da un certo punto di vista sono anche un po' un collezionista. Credo di aver fatto una rima stupidissima. Caspita, forse l'ho addirittura triplata, vabbè. Un attimino, aperta parentesi. Può essere notiate delle anomalie cromatiche in questo video. Ve l'ho già detto nel video registrato prima, però non so se lo caricherò prima o dopo di questo, quindi ripeto, ho smanettato un po' con le opzioni della fotocamera. Ma non so se ho fatto bene o male, me ne renderò conto quando avrò portato il video sul PC. E insomma è un po' un esperimento. Se si vedrà peggio del solito, con dei colori di merda, roba del genere, sarà perché avrò fatto una boiata e quindi mi correggerò. È un esperimento. Dicevo, sono un po' un collezionista, nel senso che mi piace possedere determinati classici, per lo più ai quali sia particolarmente affezionato o che insomma mi piacciono particolarmente, mi piace possederli in edizioni particolarmente fighe, preziose, pregiate, stilose, insomma belle, ok? Tant'è che alcuni dei classici ai quali sono più legato li possiedo in svariate edizioni, anche in svariate lingue. Ora vi mostrerò alcune di queste edizioni, sono tutte edizioni italiane, alcune ancora in commercio, altre temo di no. Così, tanto per, giusto per mostrarvi questa piccola collezione di classici in edizioni rare, possiamo definirle rare, pregiate, particolari? Non lo so, decidetelo un po' voi. E partirei con questa bellissima edizione di Alice nel Paese delle Meraviglie, edizione Mondadori, come vedete tutta viola in copertina rigida, anche le pagine, o quantomeno i bordini delle pagine sono viola. Ho anche altri due libri in questa edizione, una è una collezione dei racconti di Edgar Allan Poe, l'altra è Madame Bovary, sono uguali tranne che per il colore, quella di Edgar Allan Poe è tutta nera. Questo rumore che cazzo è? Dicevo, quella di Edgar Allan Poe è tutta nera con pagine nere, quella di Madame Bovary ha la copertina gialla e le pagine sono di un verdino, di un azzurrino. Per quanto riguarda Alice, non è esattamente uno dei miei romanzi preferiti, però è uno di quelli che reputo più peculiari, più strambi. L'ho letto svariate volte, in età diverse, e ogni volta mi ha dato delle sensazioni diametralmente opposte, devo dire. E ogni volta che lo rileggo ci intravedo sempre degli strani simbolismi. Che non avevo notato precedentemente e che non necessariamente corrispondono con quelli, diciamo, percepiti, discussi dalla critica. Non so se mi sono spiegato. Ho un rapporto molto, molto particolare, molto strano con questo libro. Forse non mi è mai capitato di provare null'altro di simile nei confronti di nessun altro classico, nei confronti di nessun altro libro proprio in generale. Non l'ho mai letto in questa edizione, cioè non ho proprio voluto toccarla per non rovinare, lo so, sono un malato, ma questa è un'edizione che io reputo da collezione, sicuramente fuori catalogo, quindi non, no,
non la voglio toccare. Passiamo a uno dei classici ai quali sono più legato, fin da quando ero adolescente, è sempre stato uno dei miei preferiti, ossia il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde, del quale ho letto tutto, anche la lista della spesa. Questa è un'edizione che tra l'altro mi venne regalata da una personcina conosciuta grazie a YouTube, è tanto che non la sento, nel caso in cui guardi questo video la saluto con affetto. Questa è un'edizione in copertina rigida che presenta la copertina con la quale il ritratto di Dorian Gray venne pubblicato per la prima volta. Si tratta di una collana Mattioli che si propone di fare proprio questo, ossia di pubblicare, di ripubblicare determinati classici con la loro copertina originale. È una collana di alcuni anni fa, io possiedo solo questo, della suddetta collana, non so se sia ancora possibile reperire questo o altri classici stampati in questa edizione, però la trovo insomma un'idea simpatica, tra l'altro è una delle poche occasioni per procurarsi classici in copertina rigida, perché ormai quasi sempre li troviamo in edizioni economiche in copertina morbida e tendono a, diciamo, distruggersi piuttosto facilmente. Altro classico al quale sono molto legato fin dai tempi dell'adolescenza, e questo era proprio uno dei miei preferiti in assoluto, rivaleggiava con il ritratto di Dorian Gray, Il piacere di D'Annunzio. Anche questa edizione è in copertina rigida, pubblicata da Rizzoli per la collana, se non ricordo male, la collana Romanzi d'Italia. Temo, anzi sono pressoché sicuro, che questa collana non sia più in corso di pubblicazione. In pratica Rizzoli, diversi anni fa, decise di ripubblicare molti classici unicamente italiani in questa collana molto bella, molto elegante, in copertina rigida, come potete vedere. Ne ho altri due. Uno ve lo posso far vedere perché è qui, ossia Piccolo Mondo Antico. E l'altra è Le confessioni di un italiano, che devo confessare per l'appunto di dover ancora leggere. Ora passiamo a delle edizioni un po' strambe. Vi dicevo a inizio video, spero di avervelo detto, che alcune di queste edizioni effettivamente possono essere considerate da collezione, come quelle che vi ho mostrato finora. Altre, più che da collezione, sono un po' strane, anomale. Strambe è il termine adatto per quanto mi riguarda. E ve le mostro, perché tutto sommato mi piacciono, aggiungono una botta di colore in libreria. Allora, questa è la collana più recente, che comunque credo sia già fuori catalogo. Mondadori, vediamo se aveva un nome questa. Ah, Classici Crisalide, ok. Ne ho diversi, ora vi mostro Narciso e Boccadoro, anche qui, pagine nere, lo avete capito che è un debole per i libri con il bordino colorato, in particolare se nero. Questo è Narciso Boccadoro di S, non è esattamente uno dei miei classici preferiti, ma comunque, insomma, quando venne pubblicata questa collana decisi ugualmente di procurarmi alcuni dei suoi classici. Alcuni non li avevo mai letti, come Il Grande Amico, quindi è stata un'occasione per scoprirli, altri sì, e insomma li volevo avere anche in questa edizione, che comunque fa la sua figura. Come notate, non sembra assolutamente un'edizione adatta a un classico, voglio dire, si presenta in maniera molto moderna, vedete, questa proposta editoriale, sia proprio per quanto riguarda la copertina, il font, sembra un po' uno young adult, cioè di solito gli young adult vengono pubblicati con uno stile simile a questo, e infatti questa collana Crisalide voleva fare proprio questo, voleva provare a riproporre grandi classici della letteratura sotto vesti più moderne, proprio da young adult, così magari da attirare giovani lettori a leggere appunto non solo urban fantasy, paranormal romance, soft BDSM, insomma tutta quella roba per giovani adulti, ma anche magari qualche classico. Secondo me era una trovata interessante, considerando che però questa collana è già fuori catalogo, forse non è andata così bene a Mondadori. Un'altra particolarità di questa edizione è che
Dopo il romanzo vi era una piccola sezione con dei contenuti extra, dove venivano segnalate, non so, cose tipo delle storie simili per tematiche, per trama rispetto a quella proposta nel libro in questione. Venivano indicate delle canzoni teoricamente a tema con il romanzo, con la raccolta di racconti, insomma, con quel che era. Non so quanto fossero curati effettivamente questi contenuti perché li ho un po' snobbati, diciamo la verità, però comunque erano un di più che insomma non credo potesse far male. Concettualmente simile a questa collana Mondadori, vi è secondo me questa collana Burr, per cui sempre Rizzoli, più vecchia, anche questa credo sia fuori catalogo. Io di questa collana ho solo due libri, è quello che vi mostra Anna Karenina. Vedete, anche qui l'immagine di copertina è piuttosto moderna. Non mi dispiace, in realtà io questo me lo procurai perché all'epoca facevo parte di un gruppo di lettura e si voleva leggere o rileggere, come nel mio caso, Anna Karenina. Onestamente non possedevo più la vecchia edizione attraverso la quale lessi questo mattone ai tempi. Non mi ricordo se delle superiori o forse i primi anni dell'università. Per cui decisi di procurarmelo e mi capitò sotto mano questa edizione, sinceramente. Quindi fu più o meno un caso. Anche questa non è male, è un po' particolare. A me non dispiace questa modernità. Adesso andiamo un po' nel trash, ragazzi, perché parliamo di un romanzo bellissimo, un capolavoro assoluto, che però io possiedo in questa edizione. Anche qui fu un caso, anzi, qui fui praticamente costretto a procurarmelo in questa edizione. Devo ammettere che forse, anzi, molto probabilmente, se avessi potuto scegliere, ne avrei scelta un'altra. Ma non ebbi questa fortuna perché quando mi decisi a comprare questo romanzo e mi decisi all'improvviso, cioè decisi di volerlo leggere, andai in libreria immediatamente e lo comprai, lo volevo leggere subito, right now. Quindi non avevo tempo di aspettare. In libreria vi era solo questa copia, solo questa edizione. Comunque, bisogna dire che in quel momento storico, parliamo di 2000, non lo so, 2012, 2013, in quegli anni, oltre a questa edizione, di questo romanzo classico era disponibile soltanto un'altra edizione, quella Burr, con una copertina più classica, insomma più tradizionale, che però, ripeto, in quel momento, nella libreria dove andai, non era disponibile. Quindi, volente o nolente, tornai a casa con questa edizione di Teste d'Arderville di Thomas Hardy e come vedete questa è l'edizione 50 sfumature di grigio style, cioè se già l'immagine di copertina non fosse abbastanza chiara basterebbe girare il libro, guardare anche la quarta di copertina per rendersi conto che è stato modellato da Mondadori esattamente nello stesso stile di 50 sfumature di grigio. Vi domanderete perché questa scelta? Perché io ho letto 50 sfumature di grigio, solo il primo mi è bastato. In 50 sfumature di grigio veniva nominato questo romanzo e così Mondadori pensò bene di riproporlo in questa veste. E ce l'ho, insomma, questo è il mio test dei D'Urberville. Qualcosa di simile avvenne anni prima, per quanto riguarda Cime Tempestose, se non sbaglio, perché anche lì veniva citato in Twilight e Fazio Editore, che aveva pubblicato Twilight in Italia, decise di pubblicare Cime Tempestose con una copertina Twilight Style. Vabbè, sono quelle proposte editoriali strane. Però tutto sommato innocue, cioè non possono far male, anzi, fanno un po' sorridere, ma comunque. L'ultimo che vi mostro, lo possiedo da poco, direi da un anno o due, e mi è stato inviato da uno di voi, qualcuno che mi seguiva e che forse mi segue ancora, non lo so. Credo di avervelo mostrato l'anno scorso in un video Mi arrivano libri a caso. Si tratta di Grandi Speranze di Dickens. Già l'avevo letto e non l'ho riletto né in questa edizione né in altre. Però questa è bellissima. È un'edizione in copertina rigida Salani, veramente stra figa. Questa è proprio da collezione. Questa collana, vediamo, controllo. Vediamo intanto se ha un nome. No, questa collana non ha un nome particolare, però è molto più recente, copyright 2017, per cui sicuramente potete ancora trovarlo.
in questa edizione, nel caso in cui vi interessi, e presumo che Salagna abbia pubblicato anche altri classici in queste vesti. E questo è quanto, ragazzi. Ho terminato questo video per mostrarvi classici che possiedono edizioni particolari, da collezione oppure un po' trasciose. E niente, io vi mando un saluto, ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ciao!